Messe di gol ben 6, nessuno al passivo nel primo test stagionale di una certa rilevanza. Avversario il Messina, neopromosso in seconda divisione. Scatto di Politano, attenzione, lato corto dell'area di rigore, uno contro uno con Bolzan. Effetto il cross, il tentativo di testa operato da Sforzini. A Ragusa, rasoterra verticale per Piscitella, da questi a Nielsen, si fa vedere a destra Zauri, riceve, effetto il cross morbido sul secondo palo, tentativo di Sforzini, la grande parata, la grande risposta di Lago Verzeni. Lo scatto di Politano, attenzione, effetto al cross con il destro, il colpo di testa a rete, Sforzini, Pescara in vantaggio, grandissimo cross di Politano ed è stato perfetto il colpo di testa di Sforzini. Calcio di punizione, vediamo Politano, c'è il gol, il raddoppio del Pescara ad opera di Schiavi, ed è stato il più lesto di tutti proprio Raffaele Schiavi, che è riuscito a girare verso la porta difesa da Lago Marsini. Bucolo, attenzione, là destro, la palla termina di un soffio al lato. Viviani, colpo di testa di Sforzini, la palla sfiora la traversa della porta difesa da Lago Marsini. Beppe Fornito all'altezza del lato corto dell'area di rigore, quasi vicini alla linea del fallo laterale, il colpo di testa a rete, 3-0 Bocchetti, colpo di testa molto preciso. C'è poi Federico Di Francesco che ha cambiato versante di gioco, il cross, il colpo di testa a rete di Bjarnason. Quarto gol del Pescara, bravissimo Di Francesco, che ha visto l'inserimento di Birkir Bjarnason, è arrivato col piatto destro, attenzione Maniero, il destro rete, quinto gol del Pescara. Aveva perso palla il Messina e ne ha approfittato il Pescara con Maniero, che è stato servito da Di Francesco, bravo davvero Di Francesco in questo secondo tempo. Fornito, serie di finte, bravo, nella circostanza, poi Brugman può tirare e c'è il gran gol, Brugman, l'uruguaggio mette la sua firma su questa partita, sesto gol del Pescara.